Il valore delle cose è determinato dalla fatica che si impiega nel poterle ottenere o nel poterle realizzare. Se otteniamo delle cose senza fare nessuna fatica, queste cose non hanno nessun valore, non servono a niente, non ce ne rendiamo nemmeno conto. È l'immensa fatica che facciamo per poterle ottenere che gli dà valore. Questo vale non solo per le cose, non solo per i traguardi, ma anche per gli affetti, per le sensazioni, per i sentimenti. E certe volte ci illudono che le cose ci possono appartenere senza fare alcuna fatica, quasi che ci spettassero di diritto. E probabilmente riusciamo anche a ottenerle con grande facilità, ma poi ce le abbiamo lì e poi ne vogliamo solamente altre, perché tanto non costa nessuna fatica ottenerle e quindi non hanno nessun valore. E se le cose che abbiamo e gli affetti che abbiamo non hanno valore, se le cose che ci stanno attorno perdono di valore, guardate che poi potreste avere grossi problemi, perché quando le persone hanno cose o sentono cose che non hanno valore, finiscono per non rispettare. Noi rispettiamo ciò che ha valore. Se le cose non hanno valore, non le rispettiamo come non rispettiamo le persone.